Allora, Lynn è una nutrizionista in Danimarca, è diciamo un opinion leader nella sua nazione, ha scritto 38 libri. Good morning! Good morning! Wow! Ok, allora allora, ti presento Mike. Hello, Lynn. Can you hear me? Yes. Hello. Yes, okay. I'm Mike, and I'm going to be translating what you say into Italian. So, I ask you please to bear with us, all right, and take into account the fact that we have an Italian audience and that I shall be translating into Italian what you're about to say. Okay. Yes? Now the sound is better. Okay, did you hear what I said? No, I could not hear that. I'm sorry. Okay, let me repeat. So I'm saying my name is Mike and I'm the translator. I shall be translating your speech this morning. We have here an Italian audience. I assume that many people here will be able to understand you directly in English, but for those who don't, I'll be translating. So I was asking you to please bear with me and pay attention to the fact that there is going to be consecutive translation. Okay, thank you very much, Mike. Thank you. I'm sure it will work fine. I'm sure too, thank you. Bene, okay, thank you, Lynn, for your support, and you can start with your presentation. Okay, okay, so thank you everybody. I cannot see you, but there you are. Hello. Ciao. Ciao. Hello. It's nice to meet you, and I hope one day I will also meet you alive. And I will come to Italy. So my name is Lee, and I have been working with nutrition for 29 years. And I have also in the Scandinavian countries. Okay, let me just translate as you move ahead, okay? Quindi grazie, buongiorno, spero un giorno di incontrarvi di persona quando verrò qui in Italia. Opero come nutrizionista da 29 anni. Yes, go ahead. Yeah. So, everybody can see my screen now? Riuscite a vedere lo schermo, quello che viene proiettato, sì? Yes. Yes. Oh, okay. So, in Copenhagen, I have my base, and I work with Cell Wellbeing for 3 years now as a nutritionist. Quindi io opero da Copenaghen in Danimarca, lavoro, come diceva prima, che non l'ho tradotto, in tutta la Scandinavia, e opero con Cell Wellbeing già da 3 anni. Yeah, so I am also the manager of Cell Being in all Scandinavian countries, which will include Denmark, Sweden, Norway, Finland, Iceland, Faroe Island and Greenland. Quindi io, dicevo, rappresento, sono la manager di Cell Wellbeing per tutta la Scandinavia, quindi oltre alla Danimarca, la Svezia, la Norvegia, la Finlandia, l'Islandia, la Groenlandia. And mostly we have the big users, the group of users is in Denmark. We have doctors, we have pharmacies, nutritionists, dietitians, and you know, therapy, chiropractic, all also with therapists. We are only working with this group and also with the veterinarian. Allora, come dicevo, quindi io rappresento Cell Wellbeing per la Scandinavia e abbiamo molti utenti, persone e professionisti che fruiscono di questo dispositivo e della tecnologia fornita da Cell Wellbeing. Tra tutti, insomma, annoveriamo medici, farmacisti, nutrizionisti, dietetici, chiropratici e operatori nell'ambito della medicina olistica in generale. So
So I've been working with the system for 3 years, and I just want to give you a short introduction. I work with nutrition for many years without the cell well-being, but I use all sorts of other equipment to measure the cell's well-being. And since I work with cell well-being for 3 years, I find this is the absolute top best measurement you can do for anybody. This is my favorite tool. Io opero, dicevo, con Cell Wellbeing da 3 anni, però faccio la nutrizionista da molti anni. Prima avevo accennato che erano 19 anni che opero in questo ambito. Ebbene, prima dell'utilizzo di questa tecnologia... 29 anni, sì. Prima dell'utilizzo di questa tecnologia, io mi avvalevo di altri strumenti e altre metodologie per misurare e valutare il benessere cellulare. Ebbene, ritengo che questa tecnologia e questo approccio sia senza dubbio il più efficace che io abbia mai riscontrato. So, besides my work with Cell Wellbeing in Copenhagen, I am also the worldwide trainer for Cell Wellbeing, so I travel around all 61 countries to do the teaching and the nutrition and in the cell well-being when we are using the reports. Quindi, dicevo, oltre ad essere manager per Cell Wellbeing, sono anche formatrice e giro il mondo appunto per organizzare e tenere corsi di formazione sull'utilizzo di questa tecnologia. So, one of my best experiences with the Cell Wellbeing is to work in India together with the doctors in the hospitals, and they are telling me that they use the blood sample to test the clients and also Cell Wellbeing. They do a combination. Opero anche, lavoro con medici ospedalieri, che negli ospedali appunto si avvalgono sia di questa tecnologia come delle metodologie tradizionali, come per esempio il prelievo del sangue per fare le loro diagnosi e valutazioni. So the doctors are telling me that when they use the blood test, they can check a lot of things in the plasma, and they can try to see all imbalances in the body. But it is the cell well-being report that will tell them why there is an imbalance and what to do. I medici appunto mi dicono che loro chiaramente si riferiscono ai prelievi del sangue per controllare lo stato del plasma e valutare gli eventuali squilibri nell'organismo. Però mi dicono che quando utilizzo la tecnologia Cell Wellbeing e quindi il report di Cell Wellbeing riescono a capire il perché di questi squilibri e quindi come intervenire, come agire. Okay, on the picture you see my wellness center, and in my private life I live in a little house by the sea, and I love my little dog Liva. This is why you see picture. Ebbene, queste sono immagini sia del mio studio che della mia vita privata. Io vivo in una piccola casa sul mare e ho questo cagnolino che adoro molto. So, in the Scandinavian countries I have been writing a lot of books on nutrition. For many years I've done 38 books. Also in Germany, and last year I gave out a book in Portugal and Brazil. It's all about nutrition. Ebbene, io scrivo libri e ne ho scritti 38, pubblicati 38. Vengono letti in Scandinavia, ma sono stati pubblicati anche in Germania e l'anno scorso anche in Portogallo e Brasile. For many years I did the television programs on nutrition, and so you can understand I work a lot with the same subject for many years. E tengo anche programmi, o compaio su programmi televisivi sulla nutrizione, quindi potete immaginare che opero da molto tempo in questo ambito. The cell well-being
phylogenetic tool we have to where we can see how to prevent illness. Quindi Cell Wellbeing è l'unico strumento epigenetico che abbiamo a disposizione per fare prevenzione. Cell Wellbeing is built up on the word cell well-being. It means we measure how is the well-being inside the body cell. Quindi la parola stessa, cell well-being, composta da cellula e benessere, noi misuriamo appunto il benessere cellulare. So, for instance, you have a client who comes into your praxis, or you call them a patient, and she is telling you that she has some pains in her stomach, maybe she has pain in the head, and maybe she sleeps really bad at night. And so you want to do a report on her. Quindi immaginiamo di avere un cliente o paziente, come giustamente si chiama nell'ambito medico, che viene nel nostro ambulatorio, nel nostro studio e ci racconta delle sofferenze, del dolore allo stomaco, alla testa, oppure che dorme male, e quindi noi dobbiamo cercare di trovare appunto come aiutarlo. So, you know, the way that she tells you how she feels, you want to understand why does she feel this pain and what can you do? Quindi chiaramente in questo dialogo col paziente noi, il nostro compito è quello di capire come mai prova questi sintomi e quindi cos'è che dobbiamo fare. So you take 4 hair strokes and also the roots and you put it in your S-drive. And you know after 15 minutes you have a report, a scanning. Quindi facciamo il prelievo del capello con il bulbo pilifero e lo poniamo sul S-Drive e dopo 15 minuti riceviamo il report che ci dà appunto un resoconto dello stato in quel momento. The first thing you will see is about the metabolic indicators. What is imbalanced inside the cell? Quindi il primo riscontro è quello degli indicatori metabolici che ci mostrano che cosa c'è di squilibrio nell'organismo. So you see in the metabolic charts the reason why the patient is feeling bad. E quindi, this is the reason why. E quindi in questa rappresentazione qui degli indicatori metabolici immediatamente abbiamo un riscontro del perché, quindi la risposta al perché di quei sintomi. Now you want to know what to do, you have to look in the rest of the report. This is the solution. Quindi se vogliamo sapere cosa fare dobbiamo andare oltre a leggere la relazione, il report su cosa fare. Quindi So you have the report of the client and now you know what systems are not functioning inside the cells, and here in the rest of the report you have the recipe to make the cell go back into normal balance. Quindi noi nella lettura del report abbiamo una lettura generale sul sistema dell'organismo del paziente, su quello che non funziona, e poi troviamo anche la ricetta sul cosa fare. So when you look in the rest of the report you can see 10 foods to avoid. Quindi leggendo ulteriormente il report noi andiamo a trovare quali sono i 10 alimenti da evitare. The reason you have 10 foods to avoid is always a personal reason, and it is because the ingredients and the energy that is in these 10 foods go against the cell well-being right now. La ragione del perché vengono individuati 10 alimenti che non sono idonei per quel paziente, le ragioni sono di natura personale. Legate al paziente e sono legate alla questione relativa a quali sono gli ingredienti di questi alimenti
che non vorrei bene, e con l'energia e con l'energia di questi ingredienti ed alimenti. E questo ci permette quindi di esercitare una sorta di controllo. It is like when you walk across the street and you have a traffic light. You have the red, the yellow, the green light. E quando attraversiamo la strada e vediamo il semaforo con le tre luci, rossa, verde e gialla. You know you are driving in your car and you have the red light, you know to stop. Quando siamo in automobile il rosso ci dice di fermarci. The yellow you prepare and the green you go. Il giallo è di preparazione o di stallo. E it's the same with these ten foods. You better not eat them in the period of 3 months. Because it create an imbalance. The same in the traffic light. You can cross the street if it's red, but you better not do it. Ok, quindi quando noi riceviamo il report e vengono individuati questi 10 alimenti, un po' la metafora è quella del semaforo, come dire, per 3 mesi non dovremmo consumare questi alimenti, perché altrimenti sarebbe come passare col rosso quando il semaforo è rosso. Now with the additives, these are chemical additives to avoid, and this is because by eating some of these additives, it will also go against the normal function of the body cells and the metabolic indicators. Inoltre c'è un elenco degli additivi, quali additivi evitare, appunto perché altrimenti vanno contro il nostro sistema metabolico, processo metabolico e contro quelli che sono i fabbisogni del nostro organismo. So, again, this is what is wrong with the client. This is why the client feels bad. And here you have the solution: 10 foods to avoid, 10 additives to avoid, and what nutrients to include, you know, which foods and which supplements. Quindi a questo punto abbiamo una mappa di che cos'è che non funziona nel paziente, quindi quali sono gli alimenti da evitare e quali nutrienti invece somministrare, quali integratori somministrare. And also the environmental factors to avoid is very important that you follow this, because it is like when you are making a minestrone soup. You know, you have to have the right ingredients in order to make the perfect soup. This is the same. All of this here is the recipe for the cells inside to have an optimal cell well-being so that the client feel well. Quindi il report ci permette di considerare l'insieme dei fattori e viene usata un'altra metafora, analogia, che è quella della preparazione di un minestrone. Ci vogliono gli ingredienti giusti per preparare un buon minestrone che abbia il gusto giusto, e quindi ci vuole la ricetta. E tutto questo chiaramente viene fornito nel report di Cell Wellbeing per la salute cellulare. This is a picture of the energizing producing cell. And this is what we measure in the cell well-being. Everything going on inside here and also in the cell membrane. This is what is so important. Quindi ecco l'immagine qui che vediamo di una cellula, e noi misuriamo esattamente tutto quello che avviene a livello cellulare, intracellulare, a livello della membrana. So when we are checking all the different systems that you see in the report, it's because they all have an impact on the body cell. Maybe inside the cell, plasma, maybe inside the organelles, or maybe outside of the cell. Everything that we test has an impact on the body cell. Quindi noi controlliamo tutto quello che ha un impatto sul sistema cellulare, l'impatto a livello di quello che avviene all'interno della cellula, quello che avviene all'esterno della cellula, sul plasma, gli organelli, eccetera, eccetera. So for instance, if you have a client who have a mark on the protein synthesis,
Protein synthesis, you said. Can you repeat what you said? This is something going on inside the little organelles. They are transforming amino acid into protein that the human body can use. Queen, if this doesn't work, we have a difficulty in many things in our body and mind. Quindi, per esempio, nel caso delle organelle, noi abbiamo un processo che trasforma gli aminoacidi in proteine e se il meccanismo non funziona, chiaramente si creano dei disturbi. So again, the cell well-being that we use, the name, it's all about making well-being inside the body cell. Ritorniamo all'etimologia di cell well-being. Tutto quello che noi facciamo è orientato a produrre o a stabilire o a mantenere l'equilibrio e il benessere della cellula. Now here we have the report that you did this morning. This is from Mrs. Lucia Cavallone. I don't know how you say it. Allora, qui abbiamo il report che abbiamo ricevuto questa mattina e corrisponde alla signora Lucia Cavallone. Lucia Vallone. È qui presente oggi, no? Sì. Yes, she is. Yes. Okay. So, when we look at your report, you can see that there are three marks in the metabolic system. Allora, osservando questo rapporto, vediamo che ci sono tre marks sul sistema metabolico. You can see that are 10 foods to avoid, it should not be so difficult. Allora, i 10 alimenti da evitare sono qui elencati. My experience with these food is that my clients tell me they eat only about 40% of this and the rest they never touch. Allora, l'esperienza con i miei pazienti è questo, che di solito quando vengono elencati questi 10 alimenti si riscontra che in media il 40% di questi alimenti i pazienti non ne avrebbero nemmeno bisogno e il rimanente non li tocca mai. Quindi Lucia, la domanda è per lei, se lei vede l'elenco di questi 10 alimenti, coincide quanto è stato detto dal punto di vista statistico oppure no? Cioè il 40% per esempio di questi li consuma mentre magari gli altri no, mai toccati. Esatto. Yes, exactly. Yes. What you just said is true for Lucia as well. So we just go down here to the categories and what I can see, you know, when you look up here, the cardiovascular health, digestive system, hormone system. Now the reason that they are there is because you see number one in priority, this is the biggest one. The second one is this, you see it goes after size. And number three is the food. This is the order where you should eliminate and make balance first. Allora, io purtroppo non riesco a vedere dove sta puntando perché non siamo presenti e questo genera complicazioni. Qui abbiamo un elenco quindi delle categorie, no? E abbiamo, facevo riferimento a cose che qui non sono indicate. Mentre parlava delle categorie, poi ha fatto riferimento ai sistemi di supporto, sì. Quindi il cardiovascolare, il sistema digestivo e il sistema ormonale. E ha detto che vengono elencati in questa tabella in ordine di priorità. Che poi li vediamo poi esplosi anche. Esplosi qua, esatto. So one of the reasons that the cardiovascular health is an imbalance is mainly to do with this one, interference. Allora, uno dei motivi per cui, per esempio, c'è squilibrio a livello cardiovascolare è dovuto a quello che vediamo elencato come primo nell'elenco delle categorie, cioè l'interferenza. Quindi l'interferenza genera uno squilibrio cardiovascolare in questo esempio, in questo caso. So this is one of the biggest threats we have human beings in the world today. It's all this
electricity, Wi-Fi, all these things is very, very dangerous to us and to the heart. Questa è una delle minacce maggiori per noi al giorno d'oggi, appunto, sono le interferenze delle frequenze a cui siamo sottoposti, dal Wi-Fi alle onde elettromagnetiche in generale. Secondly, you can see that there is a big mark here for environmental challenges, toxic metals, and this is a very big threat to our digestive tract, to our microflora balance. E qui al secondo posto vediamo la minaccia dovuta a, se vogliamo, alle sostanze tossiche, no, dell'ambiente, quindi ai metalli tossici e che hanno un impatto, no, sul nostro apparato digestivo. And the additives to avoid is also very big challenge for the cardiovascular health. Anche gli additivi da evitare sono un aspetto molto importante per quanto riguarda la salute cardiovascolare. And you can see, let's see, for the hormone system, and you take it down here, it's also the additives in the food. E anche per il sistema ormonale, vediamo che gli additivi sono la parte che svolge un ruolo importante. So I don't know in Italy if everybody can live 100% organic. Io non so se in Italia è possibile vivere al 100% consumando prodotti biologici. But in Denmark we can live 100% organic if we want. We can get everything organic and it's not a lot of extra money for that. In Danimarca è possibile vivere al 100% biologico e non costa di più. Yeah. Because the problem is if you don't eat organic, you will have a lot of pesticides in your food. And this create hormonal imbalance. Infatti l'equilibrio, lo squilibrio ormonale è determinato dal contenuto dei pesticidi negli alimenti che consumiamo. Quindi se non si mangia biologico, noi consumiamo pesticidi. So you can see in Lucia's report there is only three systems that right now are not in balance. There's not four, only three. Allora, come vediamo quindi da questo report di Lucia, vediamo che attualmente vi sono soltanto tre sistemi che sono in uno stato di squilibrio, non quattro, ma solo tre, quelli che abbiamo visto in questo momento. Yeah. So you know you can have a maximum of four marks in every circle. And this is the reason for this is that we don't want to do too many things at the same time for the client. We want to work slowly but surely. Quindi il report presenterà sempre soltanto quattro sistemi su cui operare, su cui concentrarsi. In questo caso abbiamo un esempio in cui ne sono stati elencati soltanto tre. Perché il limite di quattro? Questo per potersi appunto focalizzare e porre l'attenzione su quelle che sono le situazioni prioritarie e non disperdersi troppo, quindi. So, if we look at the circulation report, heart and circulation, Lucia needs a high support. Allora, per quanto riguarda il sistema circolatorio, Lucia ha bisogno di sostegno. And the reason for this is that when you look at the amino acid that Lucia needs, only in consideration, but still she needs it. Allora, per esempio, in questo senso, vediamo il perché. Il fabbisogno di aminoacidi viene rilevato come particolarmente importante nel caso di Lucia. Yeah, you will see that the first amino acid Lucia needs is regulating the acid-alkaline balance, which is very important for the cells of the heart.
Allora, il primo amminoacido di cui ha bisogno Lucia è quello che regola o potenzia, aiuta l'equilibrio acido-alcalino. In order to have a regular heart rhythm, this amino acid is very important. Questo amminoacido è importantissimo per il ritmo cardiaco, per avere un ritmo cardiaco ottimale. Come? These two amino acids protect the liver from toxins. E questi due non li ha chiamati, li ha chiamati amminoacidi, non ha detto quali sono, ma sono credo qui elencati da qualche parte. Can you tell us what these two amino acids are that you are referring to? You didn't mention them. Alanina e cisteina. Cystine and cysteine is almost the same amino acids. Sono simili, sono questi due, l'alanina e la cisteina. So they are protecting the liver, and if the liver is overburdened with toxins, the heart must beat more and push a lot of pressure. Allora, questi sono due aminoacidi che proteggono il fegato. Se il fegato ha quindi una sua disfunzione, questo ha un impatto sul sistema cardiocircolatorio, cardiovascolare. The amino acid alanine, it helps also the cells of the heart. E l'alanina aiuta anche le cellule del cuore. So you know when you have the cells in the heart and the heart goes like this, contractions, it is the acid alkaline, the pH balance is controlling the heart rhythm. Quindi il ritmo cardiaco che lei illustra con le mani, no? Quindi il cuore che pompa, questo è determinato da un buon funzionamento dell'equilibrio acido-alcalino. Cioè l'equilibrio acido-alcalino aiuta, no, il ritmo cardiaco. When we look at Lucia's report and you look here for the toxin, you can see that it is very heavy. Per esempio nel rapporto vediamo anche la parte relativa alle tossine e qui vediamo una situazione un po' pesante. And this will create imbalance in the heart, but also imbalance in the liver. Questo genererà squilibri a livello cardiovascolare e anche a livello del fegato. When you look at Lucia's report for frequencies interference, there are four in priority. Allora, qui vediamo in questo report quattro priorità per quanto riguarda le interferenze sulle frequenze. Quindi le interferenze di frequenza sono quattro. So this will also influence the heart, but also influence any other body cell. And also the system and also the digestive tract. Ebbene, questi hanno un impatto sia sul cardiovascolare, sull'aspetto cellulare e sull'aspetto della digestione. And we can see here, this is where the immune system is working right now, where it is putting the most pressure. This also in the intestines. But also with the virus. Allora, qui vediamo per esempio una rappresentazione delle sollecitazioni che vengono fatte a livello del sistema immunitario. Fermalo un attimo e digli magari se ci fa vedere dove, se ce le indica con certo, il puntatore sarebbe l'ideale. Il puntatore, diglielo con il mouse. Ok, can you, Lynn, can you please show us where you're referring to on the slide, because you're mentioning references on this report, but we don't see what the reference is because you don't show us. Yeah, so when you have here bacteria, so where? Here, okay, where? Where? Ah, ok, sta facendo vedere questo, okay? Ah, okay. Il report su... Però devi dire qual è la pagina. So what page are we on, Lynn? Okay. So that we can follow you, okay? Yeah, this shows the environmental challenge indicators, okay. The intestine is working high.
heart right now, there is an imbalance here, and this is because of toxic metals. Quindi stiamo parlando di squilibri a livello intestinale e queste sono provocate dalle tossine legate ai metalli pesanti e dalle interferenze nelle frequenze, quindi inquinamento, immagino io, elettromagnetico. Questa è l'interferenza gastrointestinale e questa è l'interferenza da intossicazione da metalli, ok? E queste sono le frequenze, lo sapete benissimo, no? Ok. Quindi sta parlando che la concausa di quelle carenze, compreso l'intossicazione da metalli pesanti, stanno interferendo sul sistema gastrointestinale. Okay? E ha detto che tutto questo ha un impatto sul sistema immunitario. Ok. Ok, go ahead. Sta parlando ma non la sentiamo. No, non sta parlando. No sound? Now? Ok. Look now. Now is okay? Si vede che è stato connesso troppo. Join me. Computer. You will now be placed into the conference. Yes, it's okay. Okay, yes, we can hear you now. We'd lost you. Okay. Yeah, I was lost in cyberspace. Okay, ready? Yes. So I cannot see you. Maybe you can put on. Metti il video perché non ci vedi. Camera? Okay. Yes. Okay. What was the question, please? C'era una domanda? C'era una domanda? C'era una domanda? Lucia, non c'era una domanda? No, there was no question. Sì, certo. There is a question. Okay. In questo caso che c'è carenza di questi due aminoacidi, non vedo la tabella se emerge anche nella tabella relativa agli aminoacidi, no? Okay. Se non comparisse là, bisogna secondo la dottoressa è necessario integrare con questi due aminoacidi? Okay. No? We see here you mentioned there is a shortage of the two amino acids, right? But we don't see them listed in the report. So should such an event emerge, do you suggest usually using supplements to compensate for the missing amino acids, the shortage in amino acids? Yeah, well, the reason that you don't see the lack of amino acids in the beginning of the report here is because firstly, you need to deal with these things first. This is more important. Il motivo per cui non vengono elencati qui gli aminoacidi carenti è perché si fa una scelta di priorità e le cose che vengono elencate sono le cose che assumono priorità, per questo. Le cose più importanti da fare. Le cose più importanti da fare. Avevamo detto che c'è un limite di 4, no? Io ricordo che aveva detto così. Quindi immagino che si riferisca a questo, sì. Giorgio, no? Quindi ne vengono elencati 4. Vuol dire che c'è una carenza di quei due aminoacidi,
però non vengono elencate in questa parte del report per questa ragione, però vengono approfondite oppure si riscontra la carenza e quindi il fatto dopo, sì, successivamente, più avanti nel report. Infatti volevo darvi un'informazione. Quando mi hanno presentato la tecnologia, in effetti man mano che sono andati avanti a fare queste mappature, si sono accorti che il S-Drive riesce veramente a avere una marea di informazioni straordinaria, no? Incredibile, solo che hanno voluto mettere le cose più importanti e prioritarie, anche perché poi già è difficile gestirlo così, pensate, con tutta la marea di informazioni che riesce a fare, perché dall'altra parte arrivano migliaia e migliaia e migliaia di onde, migliaia di informazioni. Queste sono le priorità e sono la cosa su cui fare da subito, perché sono quelle che le stanno veramente dando fastidio. È un po' dire, continua a darti l'antidolorifico per il mal di testa, però non ti chiedo se dormi col cellulare sotto cuscino, insomma, siamo, no? Ok. Ok, Lynn. Thank you. That was an explanation by Georgia, who was expanding on your answer to explain the S-Drive. Okay, and how that's fine. It's you know, everything in the report is important. I with this, what I'm showing you now is all the different ways you can look at it, so you can combine the whole report together and understand why these factors are showing. Allora, I want to show you what is not obvious. Ok, allora, quindi tutto quello che viene presentato nel report è importante, no? Però c'è questo discorso che abbiamo appena fatto sulle priorità, quindi le cose che si rendono, diciamo, più urgenti. Il report, però, letto nel suo insieme, dà una panoplia di informazioni che sono di diversa natura e quindi vanno inquadrate e viste poi tutte nel loro insieme, nonostante il fatto ci sia quelle che sono messe in evidenza come prioritarie. So when you see the first page, everything here is very important, and obviously the interference, the environmental challenge are something we should deal with immediately. Allora, come vedete, nella prima pagina ci dà appunto un quadro, se vogliamo, di tutte le cose che sono importanti, e le sfide ambientali in questo caso sono prevalenti, sono importanti. And then we should look into the antioxidants, because they are protecting the body cell, they are protecting the membrane. So in this case, Lucia's membrane of the cells are maybe not so strong, and this is why she's affected from all this electricity and Wi-Fi. And I think the reason for this, all reason for her imbalances is here in the toxic metals. This is my opinion. Qui e parto dall'ultima affermazione che ha detto. Analizzando questa prima pagina, la mia opinione, quella che emerge, che esprimo, è che la parte più importante per Lucia è quella relativa ai metalli pesanti, quindi agli aspetti tossici provocati dall'esposizione ambientale. Dall'esposizione ambientale, e in particolare si riscontra anche dall'emerge dell'importanza degli antiossidanti che diventano gli integratori da preferire. E diceva anche che questi fattori, quindi metalli pesanti, esposizione ambientale e inquinamento di questo genere, chiaramente ha un impatto forte sulla membrana cellulare, e pare che questo possa essere il tallone d'Achille di Lucia in questo caso. Quindi viene individuato con questo aspetto: metalli pesanti, l'impatto che ha sulle membrane cellulari e la causa, e quindi l'importanza degli antiossidanti come soluzione. Pietro? No, è materia tua. Ma possiamo farle un'altra domanda? Sì. Is it possible to ask you another question, Lynn? Another question. Se fossi io che ho fatto il report a CIA, anche pensando a quello che ho detto prima, cercherei di capire qualcosina in più.
Siccome c'è un indice, di cui parleremo dopo, che è l'indice omega 3, che è importantissimo nella salute cardiovascolare, sì. Io cercherei di andare a capire qualcosa di più, torno a ripeterlo, su quella famosa pagina 10. In più, uno, se il report mi dice che la Lucia ha dei problemi, potrebbe avere dei problemi sotto quell'aspetto, io andrei a cercare sicuramente di fare un dosaggio dell'omocisteina, per esempio, subito. Sì, sì, certo. Insomma, sono quelle cose, quelle indicazioni, diciamo, che poi possiamo prendere da lì per andare poi a approfondire. Certo. Al di là del fatto che sicuramente lei potrebbe avere dei problemi di accumulo di materiali minerali tossici, io questo bisogna fare anche una buona analisi per capire se è vero. Ecco, basta, se no, ciao. Okay. The question or the contribution is the following. It is a physician who took the microphone, took the floor, and he says, "I understand what you say, and I read this report with focus on what you mentioned. But if I were to provide advice to Lucia, I would also, for instance, would." like to understand more and measure the omega-3 index, and that is reference to the fatty acids in the report on page 10, for instance. I would therefore be inclined to investigate the process of homocysteine and see if perhaps that alongside and besides the toxic metal aspect that you were mentioning might have a role to play in Lucia's condition. Yes, well, you can do that, but in my experience, it is better to follow this recipe for the next 90 days. Sì, è vero, si può fare quello che suggerisce lei, però nella mia esperienza io seguo l'approccio di, sulla base di questo report, somministrare quella che è una dieta oppure i consigli per i prossimi 90 giorni e aderire a queste indicazioni per i primi 90 giorni. Because you know the report, after 90 days you can do a new report and maybe there the fatty acid will come up as a next step. Allora, questo perché? Perché se io somministro la dieta o faccio quindi i suggerimenti per 90 giorni, allo scadere dei 90 giorni si rifà di nuovo un test con l'est drive, a quel punto emergeranno forse gli acidi grassi che prima in questo report non sono emersi come prioritari, e quindi considero l'approccio agli acidi grassi in quel caso come second step, cioè come passo successivo. And also many people want to work with the fatty acids and the omega 3, and when they get that from salmon, from the Arctic Sea, the salmon is full of heavy metal, and remember, when you do the oils of the salmon, it comes from the liver. They use the liver to extract the oils, and in there can also be heavy metal. Inoltre non va dimenticato, per esempio, che per fornire l'omega 3 talvolta si consiglia il consumo di salmone. Il salmone pescato nel mare artico è pieno di metalli pesanti. E non solo, diciamo, molti oli che vengono somministrati come fonte di omega 3 vengono estratti dal fegato, e il fegato contiene a sua volta ancora più metalli pesanti della carne del pesce. Se vi può interessare, uno degli studi più importanti che è stato fatto in Italia, mai divulgato per ragioni commerciali e comunque di rispetto di tante cose, il 90% degli omega 3 sul commercio non sono a posto. Anzi, è stato fatto un test molto importante, che tu metti questo acido grasso in un bicchierino di plastica e la plastica viene fusa. Okay. They are discussing here expanding on what you just said about how unpure most of these omega-3 supplements are because of
them being produced from the fish that you mentioned and for other purposes and reasons. So the level of acidity is very high. I was just trying to keep you informed on what's going on here, because as you answer the questions, then there's a debate that unfolds here in the room. Thank you, Lynn, about the link. Okay. It's a little bit difficult to hear you now, but anyway. Fa fatica a sentirci, io cercavo di tradurre per tenerla presente. In this case, I would go for this first, and I would look into all these sources. Go first where? Sorry, say what you say environmental again. Environmental challenge. Oh, environmental challenges, okay. Quindi nel caso di Lucia, lei continua a reiterare che quello che chiama le sfide ambientali sono la priorità su cui focalizzarsi. Because this is where the problem is, and also the frequencies. But here you see, these are the 10 additives that Lucia should not have in her food and in her cosmetic. Allora, quindi io parto dall'aspetto ambientale, quindi delle frequenze elettromagnetiche, però attiro anche la tua attenzione, Lucia, sui 10 additivi. I 10 additivi, per esempio, sono quelli da evitare, e questo sia per quanto riguarda l'alimentazione che per la cosmesi. E qui sono elencati. So, you know, in the systems... In the front, the metabolic system, one of them was the hormone system. Il sistema ormonale era una delle priorità a livello metabolico. And you see, so for this reason, this E218, it is something that people put in food and also cosmetic, so that the products do not ferment. So that the products stay free from bacteria for months and months and months. This is an E number many people eat and put in the skin every day. Allora, vi porto un esempio. A proposito degli additivi da evitare nel caso di Lucia. Porto l'attenzione sul secondo qui a sinistra, l'E218. Questo è assolutamente da evitare, perché questo è un additivo che viene aggiunto sia ad alimenti che a prodotti cosmetici, perché ha un effetto di impedire la fermentazione, quindi di tenere liberi da batteri queste sostanze, questi prodotti sia alimentari che cosmetici, e fa molto male e quindi andrebbe evitato. Quindi stare attenti a non consumare prodotti che contengono le 218. Però qui c'è l'elenco di quali additivi. And number 251, sodium nitrite, questo is very toxic to the cells and especially to the heart. It can give ischemic stress, which means irregular heartbeat. Allora, un altro è questo qua, il nitrato di sodio, che può appunto generare stress ischemici e quindi è estremamente tossico e va evitato assolutamente. Ed è l'E251. And this one, 529, it has a lot of toxic effects on the body. And this you find in the production of glass, you know, you're drinking out of glass. It's very difficult to live, you know. 529. L'ossido di calcio, no? Si trova, da quello che ho capito, mi sembra strano, però ho capito che si trova anche nel vetro. Nel vetro. And this one, 285, boric. Excuse me, can we go, sorry, Lynn, stop a night, stop, please, time out. Can you go back to the E529? You said that it is contained in glass. What do you mean by that? Glasses. Sì, l'ho capito, ma come, non puoi bere dal bicchiere? Sì, non ho capito. Io non ho capito come mai se nel bicchiere si trasmette a livello alimentare. So, if it's contained in the production of glass,
Does that mean that when you drink from that glass, you get the contamination? It can happen. This is, if you go into Google, you can read all these things yourself. Okay. It can happen. Okay. Quindi sì, avevo capito bene. Cioè bere da bicchieri che contengono questo ossido di calcio, significa che avviene una contaminazione di questo. E quindi lei dice, se vogliamo saperne di più, possiamo googlare E529 calcium oxide e vedere qual è l'effetto e come funziona questo processo. Thank you, Lynn. Thank you for clarifying that. Thank you very much. You're welcome. It's the same here, 284. 284, it can have some toxic effects on the body cells as well. It is also used in the production of glass, but it is also used in the agriculture. It's an antiseptic enzymes that they use to spray against insects. Ok, quindi anche questo qui, il 284, l'acido borico, questo è un additivo che ha effetti tossici a livello cellulare e viene utilizzato anch'esso nella produzione del vetro, ma viene usato anche in agricoltura come anticrittogamico e pesticida. So you know, this one they also use for mosquito spray, you know? E viene usato anche per gli spray contro le zanzare. Now every toxin, every E number we have saying methyl, para, methyl here. Yes. They are any E number with methyl are disturbing our hormonal balance. Allora, dobbiamo ricordare che tutti gli additivi, quindi quelli che sono configurati dalla lettera E e che nel contenuto contengono la radice metil, dobbiamo sapere che quel metil nell'additivo ha un impatto dannoso sul sistema ormonale, quindi sottolinea l'aspetto del metil come danno al sistema ormonale. So here you see Lucia's front picture in the report. Quindi quella è la prima pagina del report di Lucia. And now maybe you can understand, you know, first this is the biggest threat and this one. And of course she needs the antioxidants. She also needs everything else in the report. But right now this one and this one is a big threat. Allora, quindi chiaramente il report letto nella sua interezza ci darà poi il quadro totale. Ma qui, dopo la prima pagina, la seconda pagina, in questo elenco delle categorie, vediamo subito che le priorità sono le interferenze elettromagnetiche, quindi cose da evitare, e invece il fabbisogno di antiossidanti. Sono le prime due categorie e quindi questa è la pagina, se vogliamo, di sintesi. So now I have a question for Lucia. Domanda per Lucia. Can I see Lucia? Lucia, si fa vedere? Si faccia vedere chi è. Sì, forse è meglio. Hang on. Ecco, parli qua. Where are you? Ecco, dove sei, Lucia? Hi. Ah, hello. Lucia, if you were my client and you were sitting in front of me in my consultation, I would ask you, what are you eating? What are you drinking? What is your diet? Se lei fosse la mia cliente e fosse seduta nel mio studio, io le chiederei che cosa mangia e che cosa beve e che cosa... And I would also ask you for, in your office. Hello. Hello. Hello.
In your office, do you have a lot of electricity, wifi, mobile phone? Quindi cosa mangia, cosa beve e poi laddove lavora, in ufficio, c'è una forte esposizione ad onde elettromagnetiche, wifi, l'uso del cellulare? All day. In front all of day, the PC. Yes. Yeah. So, how about the toxic metals? Did you get vaccines? Allora, metalli pesanti. Ha per esempio avuto somministrato vaccini? No. No vaccine? No. Never? Mai? L'anno scorso per un viaggio all'estero di volontariato. Okay, she went abroad last year on a voluntary mission and she had to take a vaccination. Yes. And how about your dental? Do you have a silver filling? Avete, per caso, ha delle otturazioni fatte con argento? No. Do you use products for your skin, you know, deodorant, cosmetic? No. Utilizza così. Usa molti metalli, fagli vedere. I have bracelets. She has many, many bracelets. Bracelets, okay. No, you see here in the screen, if you look in the back, you can see all these things. Soft drinks, the engine from diesel cars, you know, you get the fume. Okay, sorry, where are you? Where are you looking at? Ali. Yeah. The toxic metals, okay. Quindi ecco, questo c'è l'elenco dei metalli tossici, no? Pesticides from foods, you eat 100% organic. Quindi i pesticidi per esempio negli alimenti, allora lei mangia biologico al 100%? No. No, she doesn't, no. Impossibile. So here there can be something for you to change, to look at. Quindi lei deve guardare questo elenco e vedere quali sono le cose che potrebbe cambiare. The cookware. It means cookware. The pots and the pans you are cooking in, there can be aluminium in them. Cookware vuol dire gli utensili da cucina, quindi per esempio le pentole, e se contengono alluminio, questo fa male. Scusa, i capelli si fai le mesh? It can be the coffee, the tea. Potrebbe essere il caffè, il tè. Non bevo caffè. Lucia doesn't drink coffee. She doesn't drink coffee. Yeah, but she does dye her hair. She dyes her hair, yes. He dyes the hair? Yes. It's not too bad to dye the hair. It's it can be, it can be a problem, you know, if it's a regular thing. La tinta ai capelli potrebbe essere un problema se viene fatta molto regolarmente. In Denmark we have organic hair products to dye the hair. No, only organic. In Danimarca si utilizzano prodotti biologici per la tintura dei capelli. In Italia la meno. How about nail polish? E per esempio lo smalto da unghie lo usa? Sì, yes, Lucia uses nail varnish. Yes, this is a big danger. Questo è un grande pericolo. Yeah, it looks beautiful. Sono bellissime le sue unghie, Lucia. Thank you, Matt. So you see, Lucia, if we look in your picture, the big picture of you and yourself well-being. Allora, se noi the problem is the toxic metals that you get from your food, the hair, the nails, vaccine, but also here the interference where you work. So if you look in the food list in the back of the report, you see all the foods you need to eat, and everywhere here in the report where you know you need the antioxidants, some minerals, some vitamins, have it as a supplement as well. Okay, quindi abbiamo visto questa, se vogliamo dire, la fotografia, no? Principale della sua situazione. Man mano che legge il report e va avanti, lei poi andrà a trovare appunto l'elenco delle cose da consumare, sì. Per compensare. Sì. Poi troverà, se vogliamo, anche le cose da evitare, e le cose da consumare e tutti i consigli che derivano. E assolutamente la priorità è quella relativa alle interferenze onde magnetiche e i metalli pesanti. You see here is for priority.
there could be more. This one is also big. You okay. See the size? Allora, guardando qui questa immagine, noi vediamo evidenziati in viola quelle che sono le quattro priorità, no? Però poi la pie chart, quindi la torta, è suddivisa in spicchi. Quelli che non sono in viola ma sono bianchi, comunque ce ne sono di grossi, quindi lei può avere il quadro generale poi, no? Quindi quello completo. Quindi anche quelli che non sono in viola, per esempio telefonia, GSM, eccetera, rappresenta una fetta grossa, no? Rispetto a questa o a queste, per esempio. Il monitor del computer, queste sono la radiazione delle basse frequenze, no? Ma non sono in viola, perché in viola abbiamo le radiofrequenze, abbiamo... non riesco a leggere cosa c'è scritto. So Lucia, when you look at your food list, you can see which foods to eat to the cells and make all the system inside the cells function better. Quindi nell'elenco degli alimenti da consumare, chiaramente lei sa esattamente come mangiare, cosa mangiare per potenziare il funzionamento cellulare. You see, the water is very le vitamine in order to help e i minerali e quindi chiaramente per proteggersi dal danno provocato dalle frequenze che abbiamo visto è prioritario, abbiamo un elenco di minerali e vitamine da apportare alla nostra dieta. So do you have any symptoms of anything? You look very healthy and very young, so maybe you don't feel anything. Allora, lei è giovane ed è molto bella e sembra molto sana. Quindi quali sono i sintomi dopo questa conversazione? Quali sono i sintomi che lei riscontra, se ce ne sono? Sicuramente è un po' lo specchio della mia vita quotidiana. Io sono ogni giorno al computer, quindi tutta la giornata al computer. E riguardo l'alimentazione, non dico di mangiare sanissimo, però non sono neanche la persona che mangia male, ecco. E non bevo caffè, non fumo, non ho uno stile di vita esagerato, quindi... quindi sì, sicuramente sintomi non ce l'hai. No, sono preoccupato perché non ho sintomi. Okay. Questo vuol dire che la qualità del sonno hai? Bene, buonissima. Ti svegli molto energica? Sì, sì. Ok, traduciamo per la. Okay, so the answer is no, I don't have any symptoms, and that is concerning, because if what you tell me is true, which I assume it is, and then I have no symptoms, that is a reason for being concerned. And what's more, yes, what you said, however, Lynn, is a mirror of my daily life, because I am exposed to electromagnetic frequencies, because I live in an office for most of my day. But as far as food is concerned, I think that I do eat well. I don't smoke, I don't drink coffee, I don't drink alcohol. So I thought that my diet was appropriate. Yeah, yes. So, you know, the report that well-being is epigenetic report to prevent illnesses. So now you know what to do in order not to become sick from your environment. Allora, poiché il report di Sauer Being è un report epigenetico, ci dà informazioni sulla prevenzione. Lei adesso sa esattamente cosa fare per prevenire eventuali disturbi che magari oggi ancora non ci sono. So since you are still so young, I don't know how old are you, Lucia? Quanti anni ha? 29. Yes. So you know, right now you have no effect of this.
But in the future, you know, something could be the hormonal system, irregular period, women's period, you know, but you can prevent this. This okay. is very lucky. Okay, allora, benissimo, è giovane, quindi ancora giustamente il corpo è resiliente. Dice però lei adesso è informata e può appunto fare prevenzione, soprattutto perché i disturbi potrebbero per esempio intervenire nel settore ormonale. Lei avrebbe modo di vedere magari se vede modifiche a livello del ciclo, per esempio, okay. e cose del genere. Ok, so any more questions or we finish here? Ci sono, no, there is okay, so thank you very much. Thank you. But there is a question. Lynn, there is a question from the audience. Allora, yeah? Yes. Viene fuori come carenza, emerge lo iodio, ma non lo trovo per esempio nella carenza segnato come prioritario nei minerali. E la cliente non ha nessuna sintomatologia legata alla tiroide che mi possa far pensare insomma, che abbia un qualche disturbo. Cosa, in questo caso cosa devo fare? Sicuramente non integro con lo iodio in questo caso. Però la dottoressa cosa mi consiglierebbe? Insomma, mi succede abbastanza spesso di trovare questo indicatore. Magari qualche anche Pietro, se vuoi dare il tuo contributo, insomma. Mi fate tradurre un attimo? Siamo qua proprio per confrontarci, no? Okay, so the question is... Quello che diciamo abbia ragione, non è... So there's a question from a physician here, a lady in the audience, who says that with regard to the cardiovascular system, for instance, iodine, if it does not appear to be a priority in the mineral categories when you read the report, and if there is no disorder related to the thyroid gland, right, what should I do with a patient that I understand may have an iodine deficiency, and therefore should I provide supplementation, and what do you suggest in a case such as this that I just described, where there is a shortage but it's not considered as a priority in the report? I could not hear the question. Could you move closer to the computer, this computer, where, because you are too far away. Okay. For me to I was hear. Speaking into the microphone. Can you hear me now? Yes, thank you. Can you hear me better now? Yes? Yes. Okay. All right, then. So the question is, from this physician, is... If you receive a report for a patient, right, where a shortage of iodine is not indicated as a priority for the cardiovascular system, and there is no actual disorder related to the thyroid gland, right, should I provide supplementation for iodine as a mineral, right, when this is not highlighted as a priority in the report? What do you think about this, and what would you do if a patient had this kind of situation or condition and came to you? Well, I know, yeah, okay, I understand. So, you know, the thyroid gland corresponds with the heart directly. Allora, la tiroide corrisponde direttamente con il sistema cardiovascolare. So when you have the hormonal glands inside the body, the thyroid gland is the calibrator. Quindi la tiroide è il calibratore. Yes. So when you look into the report here of Lucia, you can see iodine. Quindi per esempio nel report di Lucia vediamo lo iodio. Come uno dei minerali elencati. Yes? You can see in the report also that it has an effect on the heart and the cardio. Appunto, ha un impatto, un effetto sul sistema cardiovascolare. And also in the food list you will see foods,
for iodine. E quindi se andiamo poi all'elenco degli alimenti consigliati, vediamo anche alimenti che servono come integrazione dello iodio. So in this case with Lucia, it is only a consideration. Nel caso di Lucia è solo una considerazione che si fa a questo riguardo, non è indicato come prioritario. In this case I will only suggest her to change the food. I will not suggest her to take supplements. Quindi in questo caso, per esempio, suggerirei a Lucia, quando il risultato sul minerale iodio è questo, io suggerirei di consumare alimenti che possono portare lo iodio, ma non consiglierei un integratore. So all consideration, I will only advise food. Quindi per quelle che noi abbiamo appena definito come considerazioni, sono elementi quindi non prioritari, non sono stati messi in evidenza come prioritari, io consiglio una modifica dell'alimentazione e quindi non la somministrazione di integratori. But if you look here antioxidant priority, then I will advise food and supplements. Quindi invece quando vediamo nel caso di Lucia sempre che come priorità abbiamo il fabbisogno di antiossidanti, allora, poiché è stato indicato come una priorità, io consiglio sia l'apporto di antiossidanti attraverso la dieta e sia attraverso i supplementi, quindi gli integratori. But also here is a factor very important, the digestive system. Un altro fattore importante che qui appare in evidenza è il sistema digestivo. The digestive system is very important that it functions, and in Lucia's case, il sistema digestivo è importante. Maybe not function very well. E nel caso di Lucia vediamo che forse il metabolismo del cibo non funziona in maniera ottimale. So I would work on that with probiotics. Quindi io indicherei per esempio il consumo di probiotici. Is that okay? Non lo so se ho risposto alla sua domanda. Non era riferito. No, però ha risposto in maniera indiretta, se vogliamo, no? Cioè, come dire, il concetto era quello del consigliare appunto alimenti piuttosto che integratori, perché lei ha detto che la carenza di iodio non era prioritaria, in quanto se non sbaglio l'esame della tiroide non indicava che lo fosse, quindi lei ha risposto in questi termini, in risposta credo a quella sua domanda. Ok, thank you very much. Thank you very much and have a good day everybody. Vi auguro a tutti una buona giornata. Thank you, Olin. Thank you. Bye. Thank you. Bene, grazie. Un applauso. Thank you, Olin. Grazie alla fatica. You were the last party. Lo coinvolgo sempre in situazioni, qualche volta mi dà.